Ciao Bibiaferi, sono Gabriella, benvenuti sul mio canale. Oggi indosso la mia adorata maglietta del campo mezzosangue perché parliamo di Percy Jackson, in particolar modo dell'ordine di lettura da seguire per leggere tutti i libri scritti dal nostro amato zio Rick, ossia Rick Riordan, lo scrittore di Percy Jackson. Poiché ho da poco terminato l'ultimo libro che zio Rick ha scritto su questo meraviglioso mondo, ovvero l'ultimo libro delle sfide di Apollo, La Torre di Nerone, credo ne abbiamo parlato nel wrap-up, ma comunque ne parleremo in altri video. Voglio appunto cominciare a parlare un po' di più di questo meraviglioso mondo dedicato alle varie saghe di Percy Jackson, perché io amo un sacco Percy Jackson. Ci sono già in realtà un sacco di video dedicati a questo meraviglioso mondo appunto libresco, la recensione sia della prima saga sia della seconda saga, sia poi di alcuni libri come il primo di Magnus Chase e due o tre video sulle sfide di Apollo. Ecco, vi avevo già preannunciato che avrei voluto appunto portare più contenuti che riguardino Percy Jackson. Iniziamo con l'ordine di lettura dei libri, che è un video super richiesto dopo che ho fatto quello dedicato all'ordine di lettura dei libri di Shadowhunters, che è un'altra saga che conta tantissimi libri. Mi avete richiesto in tanti, ma davvero davvero in tanti, questo qui su Percy Jackson, quindi eccolo qui, sono pronta a spiegarvi l'ordine di lettura migliore di tutti i libri di Percy Jackson, anche di quelli che io stessa non ho letto. Li inserirò in questa lista. Ma vorrei parlare appunto di altro per quanto riguarda Percy Jackson. Mi piacerebbe parlarvi dei miei libri preferiti, dei libri che non mi sono piaciuti, dei motivi magari perché non mi sono piaciuti, dei motivi perché amo Percy Jackson. Vorrei parlarvi anche dei personaggi, di quelli che amo di più. Mi piacerebbe fare un Dreamcast e magari man mano che avremo notizie per quanto riguarda la serie TV, potremo commentarla insieme, magari una volta che avremo il cast o quando avremo gli episodi, magari potremo commentarli insieme. Però per il momento appunto parliamo dell'ordine di lettura migliore, diciamo, da seguire per leggere appunto al meglio i libri di Percy Jackson, del nostro amato zio Rick. La prima saga da leggere per essere introdotti in questo mondo e per capire qualcosa del mondo ideato da zio Rick, composto da divinità greche, divinità romane, eroi greci, eroi romani, mostri e mitologia in generale, e quindi da semidei, quindi figli di umani e divinità, è la saga di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, composta da ben 5 libri. Io ho questa edizione qui, edizione flessibile, Best Sellers Mondadori. Tutti i libri di Riordan sono stati portati in Italia da Mondadori come casa editrice. Adesso ci sono delle nuove copertine che mi piacciono un sacco allo stesso modo. Primo libro è appunto Il ladro di fulmini, ed è questa la saga che appunto ci va a far conoscere Percy Jackson quando ha appena 12 anni, ed è meraviglioso. In questa prima saga di 5 libri abbiamo come trio principale Percy Jackson, Annabeth Chase e Grover, un satiro. Dopo il ladro di fulmini abbiamo Il mare dei mostri e La maledizione del titano, secondo e terzo libro. Quarto e quinto libro, quindi penultimo e ultimo libro di questa prima saga, La battaglia del labirinto e lo scontro finale. Ora, dovete sapere che oltre alle saghe principali di Percy Jackson o chi per lui, lo vedremo a breve, non è sempre solo Percy il protagonista, ci sono tantissimi libri spin-off o libri extra che potete leggere come potete non leggere. Io, ad esempio, non li ho letti perché non ho mai sentito la necessità di leggere queste cose extra che riguardano il mondo di Percy Jackson, che comunque già ampiamente è ben spiegato nei libri principali, però appunto ci sono degli spin-off con delle storie extra, delle spiegazioni extra su questo mondo. Dopo aver letto appunto la primissima saga di Percy Jackson, Gli Dei dell'Olimpo, con i 5 libri che vi ho appena mostrato, potete leggere Percy Jackson, Gli Dei dell'Olimpo, il libro segreto, che è un libricino in cui ci sono 3 storie inedite che riguardano appunto sempre il trio Percy, Annabeth, Grover, delle interviste ai vari personaggi principali, quindi oltre il trio altri personaggi principali o comunque secondari della prima serie, e una serie di cose extra che riguardano il campo mezzosangue, anche se questo sarà più esplorato in un altro libro di cui parliamo dopo. Dopodiché ci sono 2 libri molto carini che io vedo spesso in libreria, e questi devo dire che mi attirano,
in tanti me ne hanno parlato molto bene, sono Percy Jackson Raccontali dei Greci, dove è proprio Percy a raccontare la storia delle divinità greche, da Zeus ad Apollo e tutti appresso, e sia Percy Jackson Racconta gli eroi greci, quindi dove Percy magari racconta di Perseo, di Achille, di Bellerofonte, di Atalanta e compagnia bella. Poiché a me piace un sacco lo stile di Rick Riordan, lo stile ironico, autoironico di Rick Riordan, sarei molto curiosa di leggere i racconti della mitologia greca tramite le parole di Percy. Io conosco molto bene la mitologia greca e già leggere la mitologia riadattata in questi libri mi è piaciuto un sacco. Mi piacerebbe anche leggere appunto di Percy che mi racconta gli dei e gli eroi greci. Non lo so, magari questi prima o poi li leggerò. Anyway, dopo la prima serie di Percy Jackson e l'idea dell'Olimpo e questi tre libri spin-off che possono essere letti dopo appunto la prima serie, abbiamo la seconda serie di Percy Jackson, la mia preferita. Percy Jackson e gli eroi dell'Olimpo. Anche questa è una serie di 5 libri ambientata quando Percy, Annabeth e tantissimi altri personaggi che ritroveremo e tanti nuovi che incontreremo sono invece adolescenti. E qui, oltre a ritrovare il campo mezzosangue, quindi il campo dove ci sono i semidei, coloro che sono figli di divinità greche e umani, conosceremo il campo Giove, ovvero un campo molto simile, seppur impostato in maniera diversa rispetto al campo mezzosangue, dove ci sono i figli delle divinità romane, che essenzialmente sono le stesse, per carità. Però viene spiegato nella serie cosa cambia l'essere figlio di una divinità greca o romana. E in questa serie appunto avremo come protagonisti principali non solo Percy e Annabeth. Grover diventa un po' un personaggio secondario, ma un vero e proprio gruppo di personaggi che si va pian piano a creare, formato da un cast meraviglioso, differenti, diversi in tantissime cose, caratteristiche fisiche, psicologiche e non solo, che saranno presenti in questi libri, prima gruppi di tre, poi si creerà un vero e proprio gruppo che dovrà andare ad affrontare la sfida più grande, andrà a sconfiggere la divinità più o meno più grande, senza farvi spoiler. È una saga che io amo un sacco, credo sia, ripeto, la mia preferita. I primi due libri li ho in copertina flessibile, sempre in edizione Mondadori Best Sellers. Il primo libro è L'eroe perduto. In questo libro, oltre il ritorno di Annabeth Chase, conoscerete Jason, Piper e Leo, io lo amo, e poi abbiamo Il figlio di Nettuno, dove insieme a Percy, appunto il figlio di Nettuno, si uniranno Hazel e Frank. Ho poi libri in copertina rigida e sono il terzo libro Il marchio di Atena, il quarto libro La casa di Ade e last but not least il libro che conclude questa serie meravigliosa è Il sangue dell'Olimpo, quindi anche qui 5 libri meravigliosi che io amo un sacco. Vi parlerò poi man mano magari dei miei preferiti in altri video, però queste sono le due serie principali di Percy Jackson. Prima la serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, 5 libri, vi ho già detto l'ordine, se volete potete leggere i 3 libri spin-off, e poi Percy Jackson e gli eroi dell'Olimpo, in cui il gruppo diventa più largo, ci sono tanti personaggi diversi, tanti figli di divinità diversi, quindi tanti semidei diversi, dove la saga si fa un po' più matura, i personaggi sono più adulti, vanno verso l'età adulta, e io l'ho amata. Anche dopo la saga di Percy Jackson e gli eroi dell'Olimpo potete leggere ben 3 libri spin-off che io anche in questo caso non ho letto perché non ne ho sentito anche in questo caso la necessità. Però abbiamo anche in questo caso Eroi dell'Olimpo e il libro segreto con storie inedite che riguardano appunto più personaggi diversi. E poi 2 libri, come vi dicevo prima, ritorna una sorta di guida al campo mezzosangue, perché appunto abbiamo Campo Mezzosangue, il libro segreto, con una serie di approfondimenti che riguardano il campo mezzosangue, che però mi è stato detto e ho letto che è meglio leggere dopo Eroi dell'Olimpo per evitare spoiler di ogni sorta, e Campo Giove, il diario segreto, dove si fa un approfondimento invece sul campo Giove che riguarda le divinità romane. Dopo queste 2 saghe principali potete leggere The King Chronicles, una trilogia che è invece dedicata alle divinità egiziane, che io sinceramente non ho letto. Ha come protagonisti 2 fratelli ed è composta appunto da 3 libri. La piramide rossa è il primo libro, abbiamo poi Il trono di fuoco e last but not least L'ombra del serpente.
parte una trilogia appunto sulle divinità egiziane, che io personalmente non ho mai letto, mi è stato detto che è probabilmente la trilogia peggiore, fra mille virgolette, di Zio Rick, che diciamo che non è all'altezza delle altre. Prima o poi la leggerò però, perché oltre all'annuncio della serie di Percy Jackson su Disney Plus è stata annunciata anche la serie TV di The Crane Chronicles appunto per Netflix. Questo mi spaventa un pochino, però prima che uscirà, insomma, cercherò di recuperare questa trilogia. Anche dopo The Crane Chronicles ci sono due spin-off, due libri che possono essere letti appunto dopo questa trilogia. E in particolar modo abbiamo Percy Jackson e l'Idea dell'Olimpo, Le storie segrete, tre storie inedite in cui Percy e Annabeth incontrano i fratelli protagonisti di The Crane Chronicles, e poi abbiamo The Crane Chronicles, il libro segreto, che invece va ad approfondire appunto questa trilogia con dei contenuti extra. Dopo The Crane Chronicles e dopo le divinità egiziane passiamo alle divinità nordiche. La mitologia nordica mi è sempre piaciuta un sacco, in realtà anche quella egiziana, però ecco, ripeto, The Crane Chronicles non mi ha mai attratto, mentre quando è stata annunciata questa trilogia io non vedevo l'ora che arrivasse anche in Italia, è arrivata praticamente quasi subito sempre per Mondadori, perché è appunto una trilogia dedicata alla mitologia norrena. Mitologia nordica, quindi Thor, Odino, Loki e compagnia bella, che ripeto io amo un sacco. E quindi dopo Percy Jackson e l'Idea dell'Olimpo, Percy Jackson e gli eroi dell'Olimpo, The Crane Chronicles, potete leggere Magnus Chase e gli dei di Asgard, una trilogia con protagonista Magnus Chase, il cognome è lo stesso di Annabeth, e durante la trilogia capirete dei vari collegamenti che ci sono, in particolar modo appunto con le due saghe principali di Dei dell'Olimpo e Eroi dell'Olimpo, ed è una trilogia spettacolare per quel che mi riguarda a livello di contenuti, a livello di trama, a livello di rappresentazione, ma ne parleremo meglio, in realtà ne abbiamo già parlato, credo ci sia sicuramente un video dedicato al primo libro, forse addirittura anche al secondo, comunque tutti i video già presenti per quanto riguarda Percy Jackson sul canale ve li linkerò o nelle schede o nell'info box. Anyway, primo libro di Magnus Chase, l'idea di Asgard, e questo, La spada del guerriero. Abbiamo poi Il martello di Thor e l'ultimo, La nave degli scomparsi. Io avrei tanto voluto che questa saga fosse non una trilogia, ma anche in questo caso una saga di 5 libri, perché ho amato un sacco Magnus e la cricca che si va a creare in questa trilogia. Come per le altre saghe, anche in questo caso abbiamo dei libri spin-off da poter leggere una volta terminata la trilogia. Abbiamo Magnus Chase e l'Idea di Asgard, il libro segreto, e vi vado proprio a leggere cosa c'è all'interno, perché abbiamo la guida alla divinità, alle creature mitologiche e alle creature fantastiche, le interviste a Odino, Freya, Loki, Fenris il lupo, il racconto dei più celebri abitanti dei nove mondi, la guida alla pronuncia e molto altro. Dopodiché abbiamo anche Magnus Chase e l'Idea di Asgard, le storie segrete, con dei piccoli racconti extra che riguardano appunto questo mondo. Last but not least, dopo aver letto le saghe principali di Percy Jackson, quindi Dei dell'Olimpo, Eroi dell'Olimpo, e dopo aver letto secondo me anche Magnus Chase in particolar modo, per capire alcuni piccoli dettagli in più, ma di base sempre dopo, diciamo, aver letto Dei dell'Olimpo, Eroi dell'Olimpo, potete leggere qualsiasi altra cosa, l'importante è leggere le saghe principali di Dei ed Eroi. Anyway, dopo magari anche The Crane Chronicles e Magnus Chase potete leggere Le sfide di Apollo, l'ultima saga di 5 libri scritta da Rick Riordan. Al momento Zio Rick ha proprio detto che questa è stata l'ultima saga che ha ambientato nel mondo di Percy Jackson e non scriverà altro, si dedicherà credo in questo momento alle serie TV. Io credo che abbia messo in realtà le basi in questi libri per un'altra possibile serie, ma vedremo magari quando sarà un po' più libero dalla sceneggiatura della serie TV, in particolare quella di Disney Plus su Percy Jackson. Vedremo. Anyway, Le sfide di Apollo, il primo libro all'oracolo nascosto, e qui torniamo alle divinità greche romane, perché il protagonista non è più però un semidio, ma è Apollo, una divinità che però si ritroverà nel corpo di un adolescente. Io ho adorato Apollo tantissimo, anche se questa devo dire che è la serie che al momento più mi ha deluso, perché ci sono stati un paio di libri, in particolar modo il quarto, che non mi ha entusiasmato, ma ne parleremo. L'oracolo nascosto, dicevo, è il primo libro. Abbiamo poi La profezia oscura come secondo libro, il terzo libro, Il labirinto di fuoco, quarto libro, La tomba del tiranno, e quinto e ultimo libro, La torre di Nerone. Bene, questi tutti
tutti i libri al momento usciti in italiano che riguardano il nostro amato Percy Jackson. Un recap veloce: la prima saga è quella di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, ci sono poi tre libri spin-off che potete leggere, come anche non farlo. Poi c'è la serie di Percy Jackson e gli eroi dell'Olimpo, la mia preferita, 5 libri, anche questa seguita da 3 libri extra spin-off da poter leggere, come anche no. Una volta che avete letto queste due serie principali, potrete approcciarvi a quelle diverse dalle divinità greche e romane, perché abbiamo The Kane Chronicles con i due libri spin-off, la trilogia dedicata alle divinità nordiche con Magnus Chaseley dei di Asgard con altri due libri extra ed infine le sfide di Apollo, per me da leggere dopo Magnus Chase. Quindi questo l'ordine di lettura di libri di Percy Jackson, il nostro amato zio Rick. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia stato in qualche modo positivo, mettiamola così. Fatemi sapere qualsiasi cosa, se volete chiedermi qualsiasi cosa, chiedete pure appunto nei commenti. Io vi ringrazio per ogni commento, fatemi sapere se il video vi è stato utile, se conoscevate già quest'ordine, se amate già Percy Jackson, se volete leggerlo, se l'avete letto, lo state leggendo, cosa vi manca da leggere e se vi piacerebbe appunto che io parlassi un po' di più di questa meravigliosa serie, di questo meraviglioso mondo con i video che vi ho già citato, o magari se volete suggerirmene altri. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio davvero un sacco per ogni commento, like, condivisione e iscrizione, sono piccoli gesti che aiutano un sacco me e il mio canale. Grazie mille se mi seguite sugli altri social, in particolar modo su Instagram, trovate tutto qui sotto insieme ai link delle varie affiliazioni, grazie davvero. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!